Sono Giulio Cederna, ho curato negli ultimi 10 anni l'Atlante dell'infanzia a rischio di Save the Children. La sfida educativa, una delle tante sfide educative oggi, è quella sicuramente di rimettere le periferie al centro, cercare di lavorare su quei territori marginali, noi li chiamiamo frontiere educative, dove oggi ci sono centinaia di migliaia di ragazzi che non hanno le stesse opportunità degli altri ragazzi, scuole spesso abbandonate al loro destino, senza la possibilità di accedere a fondi e a politiche strutturate. Tagliate su misura dei loro bisogni, cioè, è un problema serio. Ci sono situazioni di grande marginalizzazione dei ragazzi italiani nelle classiche periferie geografiche, ma anche nelle nuove periferie sociali dei centri storici. Penso a Sanità, penso a Ballarò, penso a quartieri storici. Oggi in Italia, incredibilmente, nel 2019, manca un pensiero, una visione per affrontare questi temi. È un problema di democrazia, di concedere pari opportunità a tutti i ragazzi, che deve essere assolutamente affrontato. Serve un'azione di sistema, serve un impegno del governo nazionale su questi temi. Bisogna creare quello che chiede Save the Children da tempo, Marco Rossidori e tanti altri, quello di appunto creare delle aree di educazione prioritaria. Per fare questo, però, serve anche conoscere meglio i territori. Noi purtroppo ancora oggi non abbiamo delle mappe dettagliate di queste periferie educative. Quindi serve uno sforzo anche. E in parte si sta facendo in questo momento, grazie anche ai vari bandi con i bambini, a uno sforzo di tutta la collettività, ma serve un impegno comune, quindi del mondo della ricerca, delle istituzioni, per affrontare questa che crediamo sia una delle emergenze nazionali di questo paese. Nelle aree marginali, nelle periferie educative, c'è un grande bisogno dal punto di vista dei ragazzi, quello che ci esprimono i ragazzi quando andiamo a parlare con loro. Innanzitutto c'è un'esigenza di spazi, mancano risorse educative, spesso mancano campi di calcio, mancano biblioteche, mancano spazi dove anche vivere in più maggiore autonomia, crescere in maggiore autonomia. Sicuramente c'è un problema molto forte di una fortissima emergenza abitativa, che purtroppo si intreccia col tema delle povertà educative. Noi l'abbiamo chiamato, nell'ultimo Atlante dedicato alle periferie, l'abbiamo chiamato l'effetto luogo. Spesso questi grandi quartieri di edilizia residenziale che non vengono più mantenuti da nessuno, non vengono più gestiti, ci sono grossi problemi proprio di vita quotidiana, ma ci sono anche 65.000 famiglie in Italia che non hanno una casa, che sono sotto sfratto. E tutto questo si intreccia e condiziona la vita di decine di migliaia di ragazzi in Italia. Quindi questo è un altro problema. L'Italia su questo ormai da 20 anni non ha più politiche abitative, che forse vanno ripensate, ma comunque bisogna pensare a questo tema molto urgentemente.